alzi la mano chi ama il buon olio italiano. Beh, carissimi amici, ovviamente io, l'olio italiano da nord a sud è uno dei migliori al mondo, per questo ve lo dico sempre. Comprate solo l'olio italiano, 100% italiano, perché è in assoluto il più salutare, il più genuino, il più buono. Per questo oggi ho deciso di dedicare una puntata alla ricerca delle eccellenze dei territori proprio a uno dei tanti oli di eccellenza che potete trovare nella nostra penisola. È tutto pronto? La nuova puntata. Buongiorno carissimi amici, ben ritrovati ad una nuovissima puntata di Alla ricerca delle eccellenze dei territori. Ormai siamo intorno alle 120 puntate, veramente tantissime, settima stagione ragazzi, e tutto il merito ovviamente è vostro, continuate a seguirci ogni giorno con grande entusiasmo, grande passione e grande affetto. La stessa passione e lo stesso entusiasmo che hanno le aziende d'eccellenza che vi raccontiamo su queste pagine, su questi canali. E proprio da qui voglio partire, perché l'azienda di cui parleremo oggi, anzi i prodotti di cui parleremo oggi, sono un autentico sinonimo di passione, di territorialità, di amore per un mestiere antico quanto importante, un mestiere tipicamente italiano che rappresenta la nostra bella Italia in giro per il mondo. Siamo andati in Veneto, per la precisione in provincia di Verona, ad Illasi, o meglio ancora in Val d'Illasi, una delle terre con vocazione olearia più importanti d'Italia. E qui ho scoperto, ho trovato uno degli oli più importanti d'Italia, che rappresentano con orgoglio il Veneto, da più di 50 anni. L'azienda di cui parleremo oggi, infatti, nasce nel 1965 e da allora porta avanti con orgoglio la tradizione olearia veneta. Vi ho un po' incuriosito? Beh, qui dinanzi a me abbiamo già tante belle recornie da conoscere, da raccontare, ma per farlo andremo a raccontare e conoscere l'azienda che dà vita a tutto questo. Quindi è arrivato il momento di partire, il grande olio d'eccellenza vi sta aspettando e anche l'azienda che racconteremo oggi. Eccola qua! Il frantoio Bonamini. Carissimi amici, la puntata di Alla ricerca delle eccellenze dei territori è iniziata. Un viaggio enogastronomico tra meraviglie paesaggistiche e bontà per la nostra cucina. Per conoscere il frantoio Bonamini. Permettetemi di iniziare ringraziando Giancarlo e Sabrina Bonamini, che sono le nuove generazioni che in questo momento hanno preso le redini di questo frantoio. Come detto, un frantoio storico che nasce nel 1965, quindi più di 50 anni di storia. La caratteristica però che contraddistingue questa eccellenza è sempre la stessa da più di 50 anni. Si parte dalle materie prime del posto, quindi le migliori olive autoctone di quelle meravigliose terre vocate alla tradizione olearia. Da lì, seguendo ancora i metodi tradizionali antichi, fortemente legati quindi al territorio, alla tradizione che in quelle zone è ancora viva e vegeta, è ancora forte, si va a creare il mondo dell'olio. In particolar modo vado a leggere per non sbagliarmi, poi come sempre ve lo dico, questo nostro programma vuole farvi conoscere queste aziende, ma se volete conoscerle ancora di più, se volete approfondire ogni dettaglio, l'invito è quello di raggiungerli ovviamente sul posto, ma inizialmente sui loro siti, sulle loro pagine Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, dove si aprirà veramente a 360 gradi
un mondo pieno di bontà da vedere, da ordinare, ma di qualcosa ne parleremo, quindi rimanete in linea perché c'è ancora molto da raccontare. Ma tornando indietro di qualche passaggio, la produzione dell'olio extravergine d'oliva DOP, quindi tipico di questa valle dell'Alto Veronese, ma anche in esclusiva gli oli San Giustina e San Felice, che sono proprio oli autoctoni della Valle di Lasi, che come abbiamo detto è fortemente vocata alla produzione olearia. Da qui, come vi dicevo, partendo dalle olive autoctone, tra l'altro mi hanno fatto notare, ho notato, il Grignano, chi è veneto probabilmente lo conosce, è la vera oliva autoctona di quel territorio dalla quale nasce tutta questa produzione. Perché, come vi dicevo, il legame con quelle terre è alla base di tutta questa azienda, non oggi, ma dal 1965, è nata lì e vuole valorizzare, tutelare al meglio quel territorio. Infatti, se ne avrete l'occasione di andare proprio a trovare il frantoio Bonamini sul posto, quindi a Illasi, avrete anche la possibilità di fare un vero e proprio tour all'insegna dell'olio, dove vedrete gli antichi frantoi, dove vedrete queste distese enormi di terreno piene di ulivi, gli uliveti, insomma, vedrete come nasce quest'olio e ovviamente poi vi racconteranno la storia di tutti questi oli e di tutte queste meraviglie, comprese anche le novità dell'era un po' più moderna che andremo a degustare dopo. Insomma, una bella storia italiana, di quelle che piacciono a noi, di quelle che personalmente amo raccontare. Ma so che voi siete curiosi perché avete qui dinanzi a me questi prodotti da un po' e quindi volete conoscerli un pochino più nel dettaglio, e adesso andiamo proprio a fare questo. Uno per uno racconteremo questi oli d'eccellenza e poi, dolcis in fundo come sempre, andremo a degustare. Ho già pronte queste meraviglie perché ne varrà veramente la pena. La nostra rassegna dal più difficile, almeno per quanto riguarda la pronuncia, quindi mi perdoneranno gli amici veneti se sbaglio qualcosina, Vert de Vertès. Guardate qua, questa è come si presenta la bottiglia. Questo è un olio molto particolare, perché nasce esclusivamente da olive verdi autoctone, lì quindi del Veronese, in questo caso della Valle di Lasi. Pensate, la varietà è Paranza e Frantoio, queste olive vengono lavorate esclusivamente in modo meccanico, e attenzione, questo lo ripeterò più volte, tutti questi oli hanno la lavorazione tradizionale, la lavorazione tipica, la lavorazione d'eccellenza. Dimenticatevi gli oli industriali, qua è tutta roba fatta ancora alla vecchia maniera, genuina, come piace a noi. E ovviamente, quindi, questo qua dal quale abbiamo deciso di iniziare sicuramente vuole un po' rappresentare questo. Sull'etichetta, non so se lo notate, ma mi sembra di sì, perché mi sembra che la luce sia abbastanza buona oggi, vedete un'impronta. Perché un'impronta? Perché questo è uno degli oli che maggiormente caratterizzano questa azienda, ma anche e soprattutto il territorio nel quale questa azienda nasce. Inoltre, questa impronta è anche l'oliva, perché l'oliva verde è alla base di quest'olio. Un olio che va bene su tantissime leccornie, in particolar modo sulla carne rossa, ma non fatevelo mancare sulle bruschette. Qualche peperone, qualche pomodoro, una spruzzatina di quest'olio e vi viene fuori una bruschetta, che è la fine del mondo. Tra l'altro, oggi non avremo ovviamente la possibilità di degustare tutte queste meraviglie per ragioni di tempo, come sempre, ma ricordatevi di continuare a seguire Davide Gervino su tutti quanti i social, in particolar modo su Instagram e su Facebook, perché, come sempre, nelle prossime settimane tutto questo lo andremo a degustare, e quindi ci saranno degli ulteriori momenti dedicati al frantoio Bonamini, nel quale andremo ad approfondire il discorso in pillole, quindi con tante chicche da non perdere. Quindi continuate a seguire questa puntata, ma continuate anche a seguire Davide Gervino, perché tutte queste meraviglie vanno degustate e vorrò ovviamente
condividere la mia esperienza con voi. Quindi abbiamo iniziato da questa autentica meraviglia, tra l'altro appunto è un olio particolarmente profumato, con un profumo particolarmente intenso, ma di questo parleremo poi più avanti nelle storie, aromatico, quindi si sposa veramente bene, come dicevo, con le bruschette, che sono veramente qualcosa di eccezionale. Andiamo avanti. Tra l'altro, Guanamini è fortemente legato al proprio territorio e quest'olio ne è un'altra conferma. Il Santa Giustina, un altro olio autoctono, sempre ovviamente estratto a freddo, come detto, tutti questi oli hanno ancora le lavorazioni antiche, quelle genuine, quelle che fanno il vero olio, che danno quel vero sapore che non fa mai male, anzi fa bene, lo dice anche la dieta mediterranea. Quindi dicevamo un Santa Giustina, allora varietà, frantoio leccino, moraiolo e paranzana. Scusate se leggo, però voglio essere preciso, non voglio darvi informazioni che possono essere sbagliate. Però, come vi ho già detto, se volete approfondire, se volete conoscere meglio questa azienda, la cosa migliore da fare è andare sul loro sito, sulle loro pagine web, social, per conoscerli un pochino più in dettaglio, ma ancora meglio sarebbe passarli a trovare direttamente in sede. Così vedrete tutti questi oli, conoscerete i titolari di questa azienda, ma andrete anche un po' a conoscere più nel dettaglio la loro storia. Comunque, dicevamo, un olio ovviamente prodotto in provincia di Verona, tutto quello che vedremo arriva dalla Valle di Lasi ovviamente. Allora, il sapore, attenzione, fragrante di foglia e frutta fresca, dal sapore aromatico e deciso. Un altro olio che va benissimo con le carni rosse, con le insalate ovviamente, ma anche in questo caso con le bruschette, con la bruschetta. Perché con la bruschetta? Perché con la bruschetta l'olio è il protagonista. Se volete assaggiare un buon olio, me lo diceva sempre la mia nonna, dovete prendere un pezzetto di pane e metterlo su quel pane e poi assaggiarlo così. Lì scoprirete se l'olio è veramente buono. Se l'olio supera quel test, allora lo potete abbinare a qualsiasi cosa e sarà sempre un successo. Vado avanti perché il tempo stringe e ne abbiamo sempre meno a disposizione, ma abbiamo ancora tante cose da raccontare, abbiamo ancora da fare nell'eccellenza. Il San Felice. Guardate innanzitutto che bella l'etichetta. Beh, questa etichetta racconta una storia, Si vede dall'alto il territorio nel quale quest'olio nasce e in qualche modo vuole essere un biglietto da visita per presentare al mondo il frantoio Guanamini. Ma direi di più, tutta la Valle di Lasi, tutta la provincia di Verona, queste terre a fortissima vocazione olearia che grazie ad aziende come questa, grazie a frantoi come questa, riescono veramente a farsi conoscere in ogni dove. Finora abbiamo visto già due oli molto molto interessanti, questo qua è un po' il tutto pasto, un olio che si adatta tranquillamente a tutte le pietanze, può essere un condimento per le insalate, per la pasta, per la carne, per la bruschetta, insomma può fare veramente di tutto proprio per la sua trasversalità. Anche questo ovviamente viene fatto solo ed esclusivamente con olive del territorio, lavorato in quel territorio, sempre con il metodo tradizionale. Lo so che mi sto ripetendo, perché tre oli, tre descrizioni molto molto simili, a parte la differenza gustativa dell'olio stesso, ma è così, il frantoio Guanamini in tutte le sue produzioni rispetta quelli che sono i suoi principi tradizionali fin dalla sua nascita, ovvero un forte legame con quelle che sono le metodologie più nobili, le metodologie di lavoro più antiche, e questo significa che l'olio sarà buono, ma allo stesso tempo genuino e sano, e quindi oltre a soddisfarvi dal punto di vista emotivo, vi soddisferà anche dal punto di vista puramente, diciamo, di benessere, di salute, e quindi diciamo che è un olio veramente da tenere in considerazione, e poi con un'etichetta del genere è veramente, veramente qualcosa di spettacolare. Ovviamente anche questo estratto a freddo, rigidamente, come sempre. Andiamo avanti, abbiamo ancora un olio da scoprire e poi facciamo una selezione di oli del frantoio Guanamini
con il più eccellente di tutti, il più particolare, quello più adatto a chi ama i sapori più delicati, più leggeri. Il Veneto Val Policella, tra l'altro una denominazione di origine protetta. Vi ricordate all'inizio cosa avevo detto? Che le migliori olive utilizzate da questo frantoio erano della varietà Grignano. Ebbene, quest'olio arriva proprio da quella varietà. Il principio è sempre lo stesso: estratto ovviamente a freddo, lavorato con macchina, lavorato in maniera meccanica. Scusatemi, sono un pochino imbambinato, ma è il bello anche di questo programma, è la verità. Io ci metto la faccia perché qui raccontiamo la verità, non vi raccontiamo balle, non ci interessa. Noi scopriamo le migliori aziende, le migliori eccellenze e ve le facciamo conoscere. A noi non interessa chi sponsorizza, no, noi vogliamo raccontare, dare visibilità, ma soprattutto valore alle migliori eccellenze italiane. E il frantoio Bonamini è proprio una di queste. E questo olio rappresenta veramente al meglio tutto quello che abbiamo detto. È, come detto, un olio un po' più delicato rispetto a quelli che abbiamo visto finora, infatti particolarmente adatto sul pesce, ma anche sulle carni bianche. Insomma, guardate che meraviglia. Tra l'altro, un'altra cosa che non vi ho detto, quasi tutti questi oli hanno il tappo anti-rabbocco, fatto apposta anche quello per far sì che si possa tranquillamente versare il vostro olio su ciò che ritenete più adeguato abbinargli, e allo stesso tempo però non entra aria all'interno della bottiglia e quindi si conserva sempre esattamente così come deve essere, con la stessa qualità. Insomma, piccoli dettagli che fanno grande un'eccellenza. Ma adesso avete aspettato e quindi meritate la degustazione, perché il frantoio Bonamini, ovviamente è un frantoio, quindi l'olio resta sempre e comunque la parte più importante, il simbolo, ma intorno all'olio, intorno al mondo delle olive si possono fare tante altre cose, come ad esempio dei meravigliosi patè. E adesso andremo proprio a degustare questi, così entriamo un po' di più nel mondo Bonamini a 360 gradi. Rimanete collegati perché andiamo. Cari amici, è stato pluripremiato, eh? Se li raggiungerete sulle loro pagine vedrete tutti i premi che gli sono stati consegnati in questi 50 anni di attività ed è qualcosa di impressionante. Com'è impressionante il profumo che si sta sprigionando nel nostro studio da quando ho aperto questo patè. Patè di olive nere. Entrata una fragranza, un qualcosa di meraviglioso. Sono le 9:30 del mattino, nel momento in cui stiamo registrando questa puntata, ma mi è venuta una terribile voglia di patè, un aperitivo sfiziosissimo, qualcosa di eccezionale. E allora ce l'andiamo a degustare, eh? Facciamo una piccola tartina. Adesso purtroppo non avevamo del pane fresco fatto in casa in questo momento, quindi siamo dovuti accontentare, ma provatelo con il pane fresco fatto in casa. Spettacolare. Come vi dicevo, profumo avvolgente, quasi inebriante. Senti proprio l'uliveto, senti la tradizione. È fantastico, è davvero, davvero fantastico. Io adoro, adoro, adoro. A me, personalmente, il patè d'oliva è sempre piaciuto. Fin da bambino, quando andavo. Però questi qua li battono tutti, perché, scusate se parlo mentre mangio, ma ormai mi conoscete, siamo così, siamo genuini. Genuini come questi prodotti. Quando i prodotti sono autentici, che arrivano veramente da quelle terre, che vengono veramente lavorati alla vecchia maniera, come vuole la tradizione, ma come vuole anche il buon senso, il risultato non può che essere questo. Vale. Andiamo.
adesso abbiamo preso le olive nere, poi passiamo alle olive verdi. Scusate, ho fatto una cosa bruttissima che non andava fatta, soprattutto in un programma, ma era per farvi vedere ancora una volta quanto è buona questa meraviglia di cui stiamo parlando. Il frantoio Bonamini, le sue bontà. Tra l'altro, appunto, noi oggi assaggeremo il patè di olive, ovviamente, perché le olive e di conseguenza l'olio sono i protagonisti della nostra puntata. Ma se andrete sulle loro pagine scoprirete che c'è un mondo di prodotti che vanno dalla pasta ai prodotti sott'olio. Insomma, ce n'è veramente tante, 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 tante grandi eccellenze che nascono tutte dall'esperienza Bonamini. E quindi fatevi un giro sulle loro pagine e godetevi queste meraviglie. Passiamo al patè di olive verdi. La profumazione è inebriante, direi quasi allo stesso modo. Rispetto alle nere, le verdi sono un po' più delicate, per farvi intendere. Insomma, chiama i sapori un po' più intensi, un po' più veraci, ci sono quelle nere. Per chiama invece le cose un po' più soft, un po' più delicate, ci sono quelle verdi. Almeno questa è la mia opinione, ovviamente. Poi dopo, ognuno... Il bello della cucina è che tutto è molto molto soggettivo. Ciò che piace a me magari non piace a voi, o viceversa. Ma di solito, quando una cosa piace a me, vi dico, e lo vedo dai vostri commenti, dalle vostre interazioni, piace a centinaia di migliaia di altre persone. Quindi diciamo che un pochino ormai me ne intendo. Ma andiamo. Perdonatemi, ma quando una cosa è buona, più leggera, come detto, più delicata rispetto a quelle nere, al patè di olive nere, ma allo stesso tempo piena di sapori. Ritrovo il territorio. A me piace molto tutto questo perché mi fanno fare con questi prodotti veramente dei tour enogastronomici, pur rimanendo sempre nello stesso posto, perché sentendo questi sapori, io poi, avendo letto un po' la storia di questo frantoio, mi sono rivisto lì, provincia di Verona, su quelle colline, su quegli oliveti, in mezzo a quelle raccolte, proprio in frantoio dove tutto questo viene lavorato. Mi hanno portato veramente all'interno della loro meravigliosa realtà, partendo da due prodotti alla fine semplicissimi. Già mi vedo bene un aperitivo, visto che siamo in Veneto, un bello sprizzino, ci sta alla grande, con il doppio patè, doppie tartine. Magari per quell'occasione ci facciamo anche un po' di pane fresco, che secondo me è ancora meglio. Non andate via, perché ho ancora le olive. Una puntata dedicata ad un frantoio, assaggiando ovviamente le sue olive. Eccole qua, un profumo, ragazzi, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Io intanto ne mangio una. Fantastiche. Vi invito, anzi, facciamo una challenge, come si dice, come dicono i giovani, una challenge, una sfida. Ordinate, provate queste olive. Poi prendetene una qualsiasi che trovate al supermercato. Non importa la marca, tanto più o meno una o l'altra. Mettetela a confronto. Una di un tipo, una di un altro. Se fino ad ora avete adorato le olive del supermercato, ora, dopo che proverete questa, quelle olive, le butterete nel cestino e prenderete solo più queste, perché fino adesso non avete mai mangiato vere olive. Questo vi spiega, a modo mio ovviamente, la mia sensazione nel assaggiare le olive del frantoio Bonamini. Io amo le olive, ovviamente ogni tanto mi capita di comprarle per ragioni di tempo al supermercato, però devo dire che non ho mai mangiato olive, perché quando mangio olive di un frantoio come questo, mi accorgo che quelle non sono olive, carissimi amici, non sono, perché le olive
hanno questo sapore, hanno questo profumo. Le olive ti fanno fare questo tour enogastronomico, ti portano in quelle terre, ti fanno vivere quelle terre. Complimenti, complimenti al Frantoio Bonamini perché abbiamo conosciuto in questi pochi minuti dei prodotti eccezionali. E ve lo ricordo, sono solo una piccola selezione, quindi raggiungeteli e approfondite il discorso. Non andate ancora via perché abbiamo ancora i saluti finali da fare, ancora da raccontarvi un paio di cosette. Bonamini, carissimi amici, abbiamo parlato di una vera grande eccellenza italiana che arriva dal Veneto, dalla provincia di Verona, da Illasi, Illasi, giusto? Ho sempre paura di sbagliare il nome, di dire un nome differente. Illasi, giusto, Illasi, la Val d'Illasi. Cosa devo aggiungere? Io sono stato veramente sorpreso, piacevolmente sorpreso, da quello che abbiamo avuto la possibilità di degustare e di raccontare. Sapevo che ovviamente si trattava di una grande eccellenza italiana, ma entrando un po' di più nel loro mondo, nella loro storia e nei loro sapori, mi sono reso conto che è ancora più eccellente tutto questo di quanto pensassi. Quindi, ve l'ho detto più volte durante questa puntata, ve lo dico spesso. Andate sulle loro pagine e se avete la possibilità, se ne avrete la possibilità, andate direttamente ad Illasi. Tra l'altro sono luoghi meravigliosi da visitare, quindi l'Italia è bellissima anche a livello paesaggistico, eccetera, eccetera. Quindi andate tranquilli, fatevi una piccola vacanza, ma passate dal Frantoio Bonamini. Tra l'altro, avrete la possibilità di fare un vero e proprio tour all'insegna del mondo delle olive, del mondo oleario, dove vi mostreranno come nascono i loro oli, vi mostreranno gli attrezzi della tradizione. C'è oltre 50 anni di storia da raccontare. In questi pochi minuti abbiamo cercato di raccontare una storia davvero ultradecennale in pochissimo tempo, rendendola più semplice possibile come è noi solito fare, ma ovviamente c'è molto molto altro. Io ringrazio innanzitutto il Frantoio Bonamini per averci dato la possibilità di degustare queste meraviglie, in particolar modo nelle persone di Giancarlo e Sabrina, i titolari di questa meravigliosa azienda, grazie ai quali dopo 50 anni questa realtà, questo marchio, questo brand è ancora un punto di riferimento. Ringrazio voi, carissimi amici, che ogni giorno ci seguite. Tra l'altro state molto apprezzando la nuova stagione, quindi con una grafica un po' diversa, con tante novità qua e là, e quindi questo ci fa piacere. Ho rivisto così in questi giorni le prime puntate che ormai risalgono a 2 anni e mezzo, 3 anni fa. È cambiato veramente tanto, siamo cresciuti veramente tantissimo, anche nei numeri, ovviamente. Con ogni puntata su tutto il nostro network, tutti i nostri canali, raggiungiamo decine di migliaia di persone, quindi è veramente, veramente un successo che mai avrei immaginato, a dirvela tutta. E comunque è tutto merito vostro, quindi grazie che ci seguite con tutta questa passione. Continuate ovviamente a farlo, se vi piacciono queste puntate condividetele sui vostri social, sui vostri canali, fatele vedere a più persone possibili. Evviva le eccellenze dei territori! Mi raccomando, carissimi amici, oggi abbiamo parlato d'olio, quindi ora più che mai vi ricordo, comprate prodotti italiani. L'olio, in questo caso, ma anche tutto il resto di cui parliamo, comprate italiano, sinonimo di qualità, garanzia, benessere, genuinità, territorio. Fate del bene a voi stessi, alla vostra salute, ma anche alla nostra Italia. Tante, tante aziende che ogni giorno si fanno veramente un mazzo tanto per portare sulle nostre tavole dei prodotti veramente esclusivi, veramente d'eccellenza, come quello del Frantoio Bonamini. Io vi saluto perché si è fatto veramente molto, molto tardi.
Un abbraccio, come sempre, a tutti quanti voi. Salutatemi la dieta, oggi non ve lo dico perché questa è tutta roba che va bene anche per chi fa la dieta, però vi voglio fare l'ultimissimo saluto alla maniera mia. Io per le eccellenze ci metto la faccia, sono la faccia delle eccellenze italiane, ma voi dovete fare la seconda parte, dovete raggiungerle, dovete conoscerle, dovete provare i loro prodotti perché siete voi a poter fare la differenza. Alla prossima, continuate a seguire Davide Gerbino su tutti quanti i social e viva le eccellenze dei territori!